Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme le notizie di oggi. Quentin Tarantino è stato ospite a Los Angeles in occasione dell'Italia Film Festival, dedicato ai migliori film che hanno definito la storia dei generi cinematografici made in Italy. Per il regista di Bastardi senza gloria si è trattato di un piacevole omaggio, visto che il film di apertura è stato proprio quel maledetto treno blindato di Enzo Castellari. Le voci che volevano con insistenza una possibile produzione in studio del film tratto dalla serie TV di fantascienza Visitors non trovano, a quanto pare, nuovi appigli per continuare ad andare avanti. In queste settimane Mediaset sta trasmettendo una campagna pubblicitaria mai vista, forse in Italia, per una serie TV del passato. Il remake di Visitors non può stare a cuore agli italiani per forza di cose, serve prima che si riaffezionino all'originale del 1984 e poi sarà dato il via al progetto remake. Da Harry Potter a testimonial per una campagna contro l'omofobia. Parliamo di Daniel Radcliffe, il maghetto del cinema ormai cresciuto e apprezzatissimo nel panorama cinematografico mondiale. Ebbene, l'attore è stato ingaggiato per una campagna di sostegno ai giovani gay che meditano il suicidio, campagna naturalmente firmata USA. Daniel Radcliffe ha tra l'altro fatto una grande donazione al Trevor Project. E ora vi lascio con il trailer di oggi. Sono troppo contento che ci hanno preso, perché non è un festival amatoriale, è proprio a livello nazionale. Beh, ho capito il festival di Scanzano, Nico Abramo, concentrati, che poi devo andare a lavorare. Solo il tempo di presentare questi musicisti. Io mi chiamo Nicola Palmieri. Attraversare la Basilicata da una costa all'altra. Ecco l'idea. Al contrabbasso Franco Cardillo. Invece di andare a Scanzano lo stesso giorno del festival, partiamo 10 giorni prima. A piedi ce la dobbiamo fare. Alla chitarra Salvatore Chiarelli. Agosto moglie mia non ti conosco. Dico, siamo a settembre. Infatti sei incazzato. Al fodero della chitarra eccezionalmente con noi Rocco Santamaria. Vado veloce che sono un appuntamento di lavoro, un provino, una cosa importante per una fiction. Easy cut. E farsi la barba. Non è più una barba. Stop, ok, il prossimo. Sto facendo un reportage su 4 imbecilli che attraversano la Basilicata a piedi, li conosce? Abbastanza. Uno è mio marito. Ma se andare un po' più piano? Ho toppato le scarpe. Nikki si è fissata, penso un po' con la vecchia maniera, che i femmine hanno a stare a casa a fare la famiglia. Vabbè, giusto. Sta scherzando. Ma dove sta quella tocca parla? Facciamo veloci che stasera c'ho da fare. Che stiamo scherzando? Siamo noi che ci mettiamo la faccia. E non solo quella, mi pare. Che ne sai, l'hai vista mai? Ma solo che dai somma mai. È finita la cassetta. E fai finta. E guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciali di spuma di mare. Adesso vola. Basilicata cost to cost! 1, 2, 3! Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Anteprima Cinema.